Mi sono ricordato, parlando con un'amica, delle esperienze che ho fatto nel sociale, lavorando come animatore alle feste per i bambini. E mi ricordo che tempo fa, ma anni e anni fa, lavoravo per un'agenzia d'animazione che per giunta aveva sede nel Partito Comunista di Portici. Cioè, quindi in pratica non teneva una sede, cioè ci stava questo ragazzo che pigliava tutti questi ragazzi che avevano bisogno di apparire a usare le sorti, che gli faceva fare l'animazione e li pagava in questa sede di sto partito. Vabbè, sorvolando su questa cosa, mi ricordo, ma che fate? Ua, me che capillo che tengo. Mi ricordo che insomma andavamo a fare proprio delle spedizioni, ne eravamo tipo 20-30 animatori addirittura, e cioè tipo ci incontravamo, ecco, sotto alla sede di sto partito, ci mettevamo in macchina 5 di noi, 5-6 di noi, con tante macchine diverse, e partivamo. E mi ricordo una volta, una cosa allucinante, allucinante proprio, mi ricordo che andavamo spesso verso l'Icola, dalle parti Bagnoli, dalle parti del Magic World a Napoli, e niente, e dove ci stavano appunto nei ristoranti, facevano le cosiddette comunioni e comunione e matrimonio e così via. Era tutto un dire, mamma mia, ne ho visti tutto. Però la cosa che più mi ha scioccato, quello che veramente mi ha scioccato, è stato quando diciamo, il gestore di tutta questa cosa, si chiama Lucio, mi fa: "Senti, guarda Antonio, ti va di fare questa festa? È un po' particolare. Durerà un po' tanto, perché cioè, di quelle già duravano tantissime queste feste, cioè, però questa qua evidentemente doveva durare passare, dato che avevo bisogno di soldi. Sì, vabbè, non ti preoccupare." Non l'avessi mai fatto, non l'avessi mai fatto. In pratica, oh, me lo ricordo come se fosse ieri. Allora, questo ristorante si chiama Il Miracolo. Ah, boh, vado lì. Vado lì, in pratica ci sta, queste 200 creature. E io sto con un, cioè, ieri il responsabile, ci stava poi un'altra ragazza che stava con me. Vabbè, in pratica era la festa di comunione, della comunione del figlio di un boss, e io non lo sapevo, cioè quello mi aveva avvisato, è un po' particolare. Vabbè, arrivo, cioè non vi dico, il bambino 8 anni con Rolex sul polso che mi fa: "Ui, chist, i cookies ma accatta a te tutta la famiglia tua, ma tu quando da busco mo in da sac per stai una de fatica." Io mi sentivo male. Male, male, non sapevo che cosa fare. Cioè, questo era il classico bambino che era venuto vicino a me, aveva fatto tipo, mi aveva dato la cosa così, il pizzico sulla guancia, ho fatto: "Non ti preoccupare, zio, voglio giocare un poco pallone." E dice: "Sai, giochiamo al gioco del fazzoletto, facciamo questo, ma faccio a fare questi cosi, voglio pallone." Mamma, fosse riccione, non voglio pallone. Cioè, queste cose così. Vabbè, fino al punto in cui stavamo facendo un gioco che ero riuscito comunque a convincerlo. Insomma, stavamo facendo sto gioco, il gioco del fazzoletto. Non l'avesse mai fatto. Ci stava in pratica lui, e doveva pigliare sto fazzoletto, e diciamo un altro dall'altra parte della squadra che se lo doveva fregare, no? Se no, che succede? La cosa che un altro bambino, sto figlio di sto boss, insomma, ci fa questo sgarga, spinge sto fazzoletto. E insomma, questo qua decide di dargli uno schiaffone. Ma poi, cioè, come ti sei permesso a me di aver rubato il fazzoletto? Questo 8 anni, eh. Comunque, insomma, se si pigliano ammazzate cose, ecco, da bambini. Comunque, io li divido. Questo bambino, figlio del boss, si incazza come una bestia, e se no, Ciro, taglia capo! Ovviamente, dovendo lavorare con tanti bambini, cioè non potevo stare appresso sulla sua creatura, che era un po' particolare. Quando poi all'improvviso, mentre stiamo giocando, all'improvviso vedo questo qua che corre come una bestia. Itachi! Con una bottiglia di Moët da cerimonia così, così grande, ragazzi.
E la lancia presso il suo bambino. Non so quale, veramente, quale santo del paradiso mi ha aiutato in quel momento, perché dal po' mi ha acchiappato pure a me in faccia. Comunque, cioè, istintivamente lo acchiappa al volo sta bottiglia. Mi immagino se andava a finire in faccia a me, o andava a finire in faccia a suo creatore, cioè uccideva. Ma vabbè, sto parlando su questa cosa, perché non è poi quella che mi ha veramente sconvolto. Quella che più mi ha sconvolto è stata... È stato perché ovviamente di me che cazzata. Basta, mi sono scocciato, mo ti porto da tuo padre. Lo porta dal padre. Ve lo giuro, cioè io non sto pazziando, ve lo giuro sul serio. Cioè, non dico che cosa sta facendo, ma in realtà, cioè, questo era il suono, poi capirete. Cioè lui stava di spalle a me, stava seduto su un tavolino e ha fatto poi questo. Io ho fatto, mi scusi signor Pirviccio, mi scusi signor, ho bisogno di parlare con lei. E lui, proprio questa era stata la sua, diciamo, sì, va bene, parliamo, va bene, sì, possiamo parlare, un momento, va bene, parliamo adesso. Comunque, io ho sperato la cosa, a parte che creature ci ha arrivato tanti chilicavi, smazzate, proprio, mamma mia, l'ha distrutto, creature, tante che poi ha capito che era meglio che stava con me, anziché con il padre, se ne è tornato tutti sciangata. Quando poi a un certo punto succede proprio, cioè l'assurdo. Ma lo so che delle persone magari non mi credono, però e ve lo giuro che è così. Cioè, ho i testimoni. In pratica, cioè, stavamo giocando, quando all'improvviso entrano dentro a sto ristorante, così. Tantissime persone, tutte quante a mo' di scorta, si guardano in giro, così, dico, ma cosa sta succedendo? I bambini proprio mi mandano a fanculo, lì stanno, tengo una macchia. E ho mangiato, mi sono sbrodolato. Che figura di merda, vabbè. Scendo un poco più giù così non si vede. Vabbè, comunque, tutti i bambini mi mandano a fanculo come se proprio non esistessi, manco fosse arrivato il giocoliere. Ah, a proposito, guarda, ci stava il giocoliere, vieni il giocoliere, no, il prestigiatore. Il prestigiatore, povero prestigiatore, bravissimo, fece nevicare all'improvviso, non so come. Cioè, io ero, stavo così, che lo guardavo così, e i bambini, ma come fa questo scemo? Cioè, proprio lo uccidevano, poveretto. È stato invece l'apoteosi quando è venuto, quando sono venuti tutti i cantanti napoletani, perché in quella festa ci stavano tutti i cantanti napoletani, dal primo all'ultimo. Ci mancava solo Gigi D'Alessio, ci mancava Gigi D'Alessio, Mario Merola e Nino D'Angelo. Poi ci stavano tutti quanti. Addirittura, ve lo giuro su Dio, a quella festa ci stavo pure. Vi ricordate il nano che faceva Ciripip Kodak? Ci stavo un nano Ciripip Kodak, ve lo giuro su Dio, ci stavo un nano Ciripip Kodak che è venuto con una mini Ferrari. Ve lo giuro, è venuto con una mini Ferrari, una Ferrari che è grande quanto un letto doppio. Non so come sia possibile, comunque stava là su Ciripip Kodak. Semplicemente stava là. E tutti quanti dicevano, e fammi Ciripip Kodak, e quelli Ciripip Kodak, e faceva così, ma vabbè, lasciamo, ci stavamo in Modani, ci stavano tutti i cantanti, ci stava Ciro Regione, tant'è che mi feci fare un autografo sul petto da Ciro Regione, facendo credere che era un fan. Ciro Regione sarebbe, cioè lui ha cambiato il cognome, perché prima in realtà è quello che è conosciuto, diciamo, Ciro Ricci, poi è stato denunciato perché già esisteva questo nome, quindi si è cambiato in Ciro Regione. Uomo, cioè, fa un autografo tutto qua, tipo I love you Ciro Regione, i miei modi di parlare. Comunque, all'improvviso entrano tutte queste persone, si spegne la musica, non si capisce niente, i camerieri si mettono tutti quanti sull'attenti. All'improvviso tutti gli invitati si mettono a cerchio. Si mette a cerchio, il bambino va in mezzo a questo cerchio e all'improvviso viene uno pelato qui. E io, cioè, lo riconobbi perché, insomma, all'epoca scrivevo per un giornale, quindi sapevi chi era. Comunque entra questo qui, in mezzo a questo cerchio, si spegne la musica e gli fanno fare il baciamano al bambino, a questo signore, che all'epoca era latitante, poi è stato preso anche, no, non quella volta, ma poi è stato preso anni dopo, in Spagna, questo qua è stato pigliato poi. Non dico il nome, perché secondo me già per questo video mi viene una sparenda coscia, minimo. E poi niente, e quindi... E niente, ci hanno fatto un baciamano.
Io stavo così. Agli animatori dopo, cioè tipo questa sta comunione è durata fino alle 4 della mattina, cioè proprio alle 4 del mattino stavamo ancora così. Alla fine, gli animatori, che in genere uno non dà il regalo, a me mi hanno regalato, veramente, mi hanno regalato una bombonina di Swarovski a così alta. Veramente così alta. Era così, era tipo un draghi Swarovski, la capro creatura ingastonata dentro al pettestu drago, non lo so, era una cosa strana, cioè proprio stranissima. E me l'hanno dato, mi hanno regalato questa cosa. Cioè, avete avuto anche voi delle esperienze simili? Condividetele perché magari, cioè, ragazzi, cioè, queste sono cose da condividere. Ma serio, cioè, io un'altra esperienza che ho avuto, sempre nell'animazione con i bambini, perché poi, vabbè, io ho fatto l'animatore nei villaggi turistici, ma per gli adulti, vabbè, comunque, una volta, questo con un'altra agenzia, feci un campo estivo. Ed ero, diciamo, uno degli organizzatori, avendo un po' più di esperienza, così. E avevo notato che, pensa, poi questo campo estivo era fatto con i bambini, diciamo, di Ponticelli, che avevano dei problemi nel sociale, quindi era diciamo, una situazione un po' particolare. Quando mi rendo conto, dopo 3-4 giorni, che a una certa ora manca sempre un bambino. Sempre. Io un giorno vado nel bagno cercandolo. Gennaro, 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 dove stai? Gennaro, dove stai? Apro la porta. Non trovo Gennaro che sta seduto, che tiene con mano gelato cioè, uno stronzo in mano che si sta mangiando. Io così, no, no, no. Infatti uscii, certo, no, chiamate il direttore della struttura, non lo so, non lo so. Cioè, sto bambino veramente, cioè, ci piace dare i morsi sugli stronzetti. E poveretto che poi mi faceva pure schifo, ma tenerezza, perché tu ci purtroppo. Così, poveretto, poveretto. Mannaggia. E tutto questo, cioè io mo sto facendo questo video perché io questa cosa dal cervello l'avevo totalmente cancellata. L'avevo cancellata totalmente. Poi, parlando con un amico, mi sono ricordato di tutte queste cose. Mannaggia morta. Vabbè. Ho condiviso questa esperienza con voi. Magari se ne avete qualcuna anche voi, sono felice di leggerla perché tutto fa brodo qua, ragazzi. Questa è l'esperienza della vita. Poi soprattutto nel napoletano, cioè a casa noi erano proprio di tutti i colori. Mamma mia, mamma mia. A bottiglie moetta. Vabbè, ciao ragazzi, alla prossima.